sta finendo questa partita, c'è un calcio d'angolo per il Parma, siamo in pieno recupero, attenzione che la Juventus ha preso gol proprio da un calcio piazzato. Pieno recupero, una squadra che si è abbassata troppo, specialmente negli ultimi minuti, concedendo al Parma di schiacciare un po' la formazione bianconera. È partito adesso il cross, CR7 ha sventato di testa in fase difensiva, sta continuando ad attaccare il Parma, adesso costretto però dal pressing di Higuaín a mandare il pallone lontano dalla propria zona di attacco. Ancora in possesso della palla il Parma, attenzione, c'è un cross, ancora calcio d'angolo, sarà ancora calcio d'angolo, è una Juve che è andata in sofferenza fino all'ultima fase della partita. Attenzione, seguiamo assieme questo corner perché siamo praticamente all'ultimo istante di questa gara. È partito il cross, ha sventato Szczęsny in uscita, fermato il gioco, la Juventus può rifiatare. La Juventus in chiarissima sofferenza in questo finale di gara, sono riapparsi un po' i fantasmi di qualche tempo fa, ossia il gol subito su calcio piazzato, la fase di rilassamento sia dopo il primo gol, il gol del vantaggio, sia dopo il secondo, con questa per il momento doppietta di Cristiano Ronaldo che segna per la settima volta consecutiva, questo a prescindere naturalmente da come finirà la partita, che però adesso ormai sta per finire, e finisce in questo istante. La Juventus coglie una vittoria pesantissima, direi importantissima, al di là di un gioco espresso probabilmente non molto soddisfacente, ma è una vittoria molto pesante perché porta i bianconeri a più 4 sull'Inter, è il primo, diciamo, strappo del campionato per quanto riguarda questo duello, senza dimenticare che comunque c'è una Lazio che sta andando fortissimo. Andiamo in serie di commento piuttosto veloce, nel senso che, ripeto, una partita in cui la Juve non ha brillato, era la partita che sostanzialmente mi aspettavo, perché è una Juventus che ha giocato a volte, a tratti, con un po' di quella solita supponenza di cui si parla in partite come queste, nelle quali magari l'avversario non stimola moltissimo, ma dovrebbe essere la classifica a stimolare, visto che l'Inter aveva pareggiato contro il Lecce. Qualche giocatore un po' spento, ma ci sta, è normale, per esempio Dybala non è stato secondo me all'altezza delle precedenti prestazioni, pur avendo fornito a CR7 l'assist, il 2-1 con il quale la Juventus ha sistemato il risultato 4 minuti dopo il pareggio del Parma, è arrivato praticamente sull'unica occasione veramente pericolosa creata fino a quel momento dalla formazione di D'Aversa, e questo è un po' un refrain che si era visto e che era stato un po' abbandonato ultimamente, però insomma è una Juventus che si è aggrappata a questa vittoria, diciamo, nel finale con più cuore che tecnica, andando, ripeto, in sofferenza anche dal punto di vista fisico molto probabilmente, ma diciamo che è abbastanza normale. Non è normale magari il fatto, ma ce lo stiamo dicendo da un sacco di volte, che quando hai uno stimolo così importante come la possibilità di allungare nei confronti dell'Inter, non cerchi di chiudere immediatamente la partita. Mettiamo nel conto comunque un palo esterno di Ramsey, un altro colpito da Danilo in seguito a deviazione di un ottimo Sepe, che ha compiuto un paio di interventi sicuramente molto importanti. Beh, da segnalare sempre lui, insomma, Cristiano Ronaldo, che nel primo tempo paradossalmente ha voluto segnare nel modo in cui non piace, o meglio, non consono, no, alle direttive di Sarri. Il momento in cui il tiki taka funzionava poco, era troppo lento, insomma ci ha pensato lui con iniziativa personale, ma CR7 è questo. Settima partita consecutiva in gol, 10 gol in 7 partite, mi sembra uno score piuttosto interessante per un giocatore che andrà a compiere i 35 anni il prossimo 5 di febbraio. Comunque si chiude con una Juventus che consolida il primato in classifica, più 4 sull'Inter, virtualmente sarebbe più 5 considerando anche lo scontro diretto. Partita, ripeto, non entusiasmante, non esaltante, ma forse mai come in questo caso
la Juve deve badare al sodo, deve badare al fatto che sono arrivati altri 3 punti in classifica e che quindi è più 4 sulla formazione di Antonio Conte. Ci vediamo poi in sede di approfondimento, naturalmente domani, cercando di portarvi anche qualche contributo. Ciao ragazzi, alla prossima.